Ci siamo. Bene. Se ci sistemiamo, ci avviamo ad iniziare. Buon pomeriggio, bentrovati a tutti per questo ulteriore appuntamento nel contesto delle conferenze attraverso cui celebriamo il centenario del nostro Ateneo. Questa sera abbiamo. La gioia di avere con noi il professore Monsignore Pierangelo Sequeri, figura, credo, nota a tutti, che ci fa ancora una volta dono della sua sapienza teologica e anche della sua vicinanza al nostro Ateneo. Abbiamo avuto molte occasioni per ascoltarlo e anche per godere della sua sensibilità musicale, sia qui sia a Roma. Con Concerti dell'ensemble da lui creata. Bene, per celebrare il centenario del nostro Ateneo è doveroso non solo ricordare la storia di una istituzione accademica, ma è giusto farlo con il nome proprio di questa istituzione, cioè Università Cattolica del Sacro Cuore. Se la denominazione Università Cattolica non ha destato grandi problemi, perché più che legittima, è già in uso in altre nazioni anche al tempo della fondazione del nostro Ateneo. La titolazione al Sacro Cuore, invece, come sappiamo, di perplessità, per non dire critiche, ne ha sollevate molte e non solo all'esterno. È noto il dibattito nel momento della decisione iniziale, meno noto quello forse anche... Più drammatico quando si trattava di ottenere il riconoscimento civile nel 1924. È lo stesso Gemelli a raccontarlo quando i fondatori vanno da Pio XI e gli presentano una situazione molto delicata perché il ministro Gentile aveva segnalato che era molto difficile per il governo italiano. Riconoscere un'istituzione con un nome così marcatamente religioso e, nella percezione generale, un po' devozionale. Quindi va bene, possiamo riconoscere il vostro Ateneo, ma dategli un nome da istituzione scientifica perché Sacro Cuore non sembrava così appropriato per un'istituzione accademica. Presentano il problema a Pio XI e dopo ampia discussione, anche più 11 sembra cedere alle istanze dell'utilità di accettare anche questa condizione posta dal governo pur d'avere il riconoscimento civile. A quel punto la Barelli eh, ha un, una reazione emotiva molto forte, con lacrime e singhiozzi e tutti rimangono sorpresi e, e il Papa chiede che cosa avesse, e lei dice questa istituzione è nata sotto lo sguardo del Sacro Cuore e potrà andare avanti solo se rimane legata al Sacro Cuore. Grande imbarazzo veramente di tutti, silenzio, fino a che Pio XI riprende la parola e dice probabilmente la Barelli ha ragione, andiamo avanti, noi rimaniamo fermi, se lo Stato ce lo riconosce, ce lo riconosce, altrimenti vorrà dire che andremo avanti per la nostra strada riferiscono gemelli riferisce a gentile questa situazione gentile dice certo sarà molto difficile ma se voi siete così fiduciosi andiamo avanti probabilmente anche gentile si adoperò per far passare anche il nominativo e fu approvato con questo nome e con la dedicazione al Sacro Cuore quindi è quanto mai significativo che proprio in questo anno giunga a compimento il processo di beatificazione di Armida Barelli. Se l'impianto scientifico e il merito dell'impresa accademica è indubbiamente da attribuire al genio di Agostino Gemelli, l'entusiasmante coinvolgimento ecclesiale e la sostenibilità economica dell'Ateneo sono merito soprattutto di Armida Barelli e della sua incrollabile fiducia nel Sacro Cuore, fiducia assoluta, a volte spregiudicata che la portava, non senza una qualche venatura di sfida, di fronte alla tiepidezza anche dei suoi collaboratori, a dire spesso, ah, è impossibile, allora si farà. Che il significato della dedicazione al Sacro Cuore fosse ben diversa da un semplice afflato spirituale e da un affidamento devozionale, lo dimostra anche la lunga curata ricerca di una immagine che rappresentasse in modo originale e dinamico la figura di Gesù e il Sacro Cuore. Non a caso al centro della cappella dedicata al Sacro Cuore troviamo un dipinto realizzato con tecniche innovative all'epoca da Lodovico Pagliaghi, raffigurante il Sacro Cuore, commissionato all'artista da Padre Gemelli nel 1924, posizionato inizialmente nella sede in via Sant'Agnese e poi, quando inaugurata questa sede, trasferito nella nuova cappella. Certo non manca il riferimento alla spiritualità della fondatrice della devozione al Sacro Cuore, Santa Margherita Maria Lacocque, raffigurata da Manzù, all'interno della cappella assieme a Maria, San Giuseppe e San Francesco, come non si può prescindere dal grande influsso che ebbe sulla spiritualità d'inizio Novecento la consacrazione del genere umano al cuore divino di Gesù stabilita per tutta la Chiesa da Leone XIII con la lettera enciclica Annun Sacrum del 25 maggio del 1899 e consacrazione avvenuta l'11 giugno 1899. Un secolo dopo, 11 giugno 1999, Giovanni Paolo II scriveva una lettera molto bella in cui riassumeva un secolo di storia di consacrazione dell'umanità al Sacro Cuore, sempre rinnovata da tutti i pontefici, da Leone XIII fino a Giovanni Paolo II e in altre forme anche dai pontefici successivi Benedetto XVI e Papa Francesco. Giovanni Paolo II, facendo riferimento a questo nome, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del 2000, il 9 novembre che è avvenuta a Roma, faceva questa considerazione sulla rilevanza spirituale della titolazione al Sacro Cuore. Dice: L'impegno culturale e l'impegno spirituale, lungi dall'escludersi o dall'essere in tensione tra loro, si sostengono a vicenda. L'intelligenza ha certo le sue leggi e i suoi percorsi, ma ha tutto da guadagnare dalla santità della persona in ricerca. La santità, infatti, pone lo studioso in una condizione di maggiore libertà interiore. Ne arricchisce il senso e lo sforzo, ne sostiene la fatica con il contributo di quelle virtù morali che plasmano uomini autentici e maturi. L'uomo. Non si può dividere se ha un valore l'antico motto mens sana in corpore sano. A maggior ragione per noi si può dire mens sana in vita santa. E la santità sembra essere abbastanza di casa nel nostro Ateneo e nella sua storia. Sacro Cuore mi fido di te, come era solita dire Armida Barelli, quindi non è una formula magica né una semplice espressione devozionale, è la consapevolezza della reale presenza divina che ci aiuta da una parte a comprendere le meraviglie operate da Dio in questo Ateneo e dall'altra a rinnovare la nostra collaborazione con Lui secondo lo spirito e la stessa passione dei fondatori. E se ci mancava una conferma a tutto questo, l'abbiamo avuta di recente. Alcuni di voi erano presenti, altri penso hanno seguito. Molti, spero tutti, abbiano letto il testo dell'omelia di Papa Francesco il 5 novembre scorso, quando è venuto a celebrare con noi nella sede di Roma per i 60 anni della Facoltà di Medicina e Chirurgia, un venerdì, un primo venerdì del mese, e quindi nell'omelia ha esordito ricordando la devozione del primo venerdì del mese al Sacro Cuore. E abbiamo utilizzato la liturgia del Sacro Cuore perché doveva anche recuperare una celebrazione che sette anni fa era saltata all'ultimo momento ed era proprio la solennità del Sacro Cuore, il 27 giugno del 2014. E quindi abbiamo preso proprio la liturgia del Sacro Cuore e il Papa ci ha offerto un'omelia stupenda non è, eh, ovviamente la possiamo leggere tutta, ma permettetemi due passaggi perché ci dà il tono anche il senso di questa serata e ci dispone ad ascoltare, penso le suggestive bellissime riflessioni che eh, ci presenterà il professor Sequeri. Nella fretta di oggi, ci ha detto Papa Francesco, tra mille cose e continui affanni, stiamo perdendo la capacità di commuoverci e di provare compassione, perché stiamo smarrendo questo ritorno al cuore, cioè il ricordo, la memoria, il ritorno al cuore. Senza memoria si perdono le radici e senza radici non si cresce. Ci fa bene alimentare la memoria di chi ci ha amato, ci ha curato, ci ha sollevato. Il cuore di Gesù guarisce la nostra memoria perché la riporta all'affetto fondante, la radice sulla base più solida. E ancora diceva, è un cuore appassionato, basta leggere il Vangelo, un cuore ferito d'amore, squarciato per noi sulla croce. Il sacro cuore è l'icona della passione, ci mostra la tenerezza viscerale di Dio, la sua passione amorosa per noi e al contempo, sormontato dalla croce, circondato di spine, fa vedere quanta sofferenza sia costata la nostra salvezza. Nella tenerezza e nel dolore, quel cuore svela, insomma, qual è la passione di Dio. Qual è l'uomo, noi? E qual è lo stile di Dio? Vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio, vicinanza, compassione e tenerezza. Ecco, con queste parole lascio eh, il microfono a Monsignor Sequeri, però prima due parole brevissime di, di presentazione. Monsignor Sequeri è un artista è un poeta della, della teologia, un animo contemplativo, probabilmente con i geni anche dei genitori, visto che erano entrambi musicisti e questa liricità l'ha trasferita nel pensare e nell'elaborare la teologia. È stato professore e poi preside della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, la sua, il suo ambito di studi, ma nel senso più vasto, del termine è la teologia fondamentale, quindi è quella teologia che spazia nel riflettere eh, sulla fede, ma in relazione a tutta l'intelligenza, a tutto lo scibile umano, quindi su molti versanti. Da ultimo, in questi anni fino a qualche settimana fa è stato preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi teologici e le scienze del matrimonio e della famiglia. Scrittore e relatore brillante, sempre originale e suggestivo nelle sue riflessioni e proposte. Oltre agli argomenti teologici e filosofici, i suoi studi guardano ai temi di confine tra le scienze religiose, la filosofia, la psicologia e l'estetica. È inoltre incaricato di estetica teologica presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, direttore della rivista L'erba Musica trimestrale di pedagogia speciale e cultura musicale. Dalla sua finezza d'animo e della sua sensibilità artistica è testimone anche la passione per la musica, è autore di canti, anche liturgici, di grande spessore teologico, molto apprezzati ed eseguiti. È fondatore dell'orchestra Esagramma che include anche giovani con disabilità. Più volte si è esibito con l'orchestra anche nel nostro Ateneo. Tra le sue pubblicazioni sono moltissime, quindi è impossibile ricordarle in questo momento, però i due volumi fondamentali, Il Dio affidabile, saggio di teologia fondamentale, L'idea della fede, trattato di teologia fondamentale. Molte delle sue opere sono pubblicate dalla nostra casa editrice, ricordo in particolare Il timore di Dio, rielaborato, ripreso, riproposto come elemento fondamentale della sfida del credere e da ultimo anche un piccolo saggio sulla sfida della mascherina, lo sguardo oltre la mascherina, eh, c'è un modo anche teologico di guardare la pandemia e di vivere anche i limiti che ci sono stati imposti. Grazie, signor Sequeri, a lei la parola. Grazie per questa presentazione molto gentile e anche affettuosa, perché c'è anche una lunga amicizia tra noi e grazie a voi per questa partecipazione. Io mi sono preparato, però vi consiglio di prendere il sequeri a piccole dosi musicali invece che come lettura di un testo scritto che io lascio a disposizione, ma credo che la vostra incolumità è più protetta se io parlo in modo meno formale. Ho da proporvi quattro punticini, il primo e l'ultimo riguardano direttamente il tema, quindi fanno da inclusione. Eh? Cornice per la nostra riflessione che voi mi avete proposto di intonare al rapporto, eh, alla densità, al carattere non estrinseco del rapporto fra Sacro Cuore e Università Cattolica, che forma l'intestazione del nostro Ateneo. E due punticini in mezzo che riguardano la storia che abbiamo ereditato in questo secolo e la prospettiva che ci attende. Eh, vi parlerò a partire da una grazia ricevuta, perché l'università è una grazia del Sacro Cuore, fu invocata come una grazia del Sacro Cuore e eh, cercherò di entusiasmarvi per una equazione non risolta, quella di questo secolo, quella nella quale ancora si è affaticato il pensiero cristiano stesso ma anche la cultura secolare. Un'equazione non risolta che forse da questa occasione di celebrazione, dall'approfondimento di questa dizione, Università Cattolica del Sacro Cuore potrebbe ricevere uno slancio e occupare uno spazio determinante per la sua soluzione, perché adesso la soluzione di questa equazione di cui vi parlerò è diventata un'urgenza vitale, direi popolare, per il popolo, non solo per l'elite, per entrambi. Allora intanto giova riflettere sul miracolo di partenza e la testimonianza di questo piccolo evento è come un Vangelo dell'infanzia per l'Università Cattolica. Voi sapete, Gemelli, Labarelli, Olgiati e Necchi sono nell'appartementino di Corso Venezia dove sta per scadere il fatidico ultimatum. La banca dice se non mi date un milione la pratica non si avvia neppure. E questi sono un po', non dico disperati, ma molto affranti. Torno a questo tavolo. Eh, per, scade alle tre alle del pomeriggio questo ultimatum. Se non riescono a trovare un milione non se ne fa niente. E come sapete passa il conte lombardo quale vedendoli così affranti dice sì, no, non ce la potete fare, vi offro io un gran pranzo, diciamo pranzo di funerale per l'Università Cattolica, perché non nascerà uomo pratico, uomo di grande valore, anche intellettuale e riflessivo, ma uomo pratico, uomo eh, del management, uomo dell'industria è in grado di prevedere che la partita è troppo alta. E vedendoli ancora un po' scossi, e, e Ida dice, io resisto fino alle tre. E chiedo questa grazia, ecco la parola chiave, e chiedo questa grazia al Sacro Cuore. Se il Sacro Cuore la farà, vuol dire che la vuole. Se non la farà vuol dire che non era, non era cosa per lui eh? e quindi anche per noi ci metteremo il cuore in pace, come si dice, no? sappiamo che non, non, è, non gli interessa. Conte Lombardo scende le scale, ma subito dopo è preso da un soprassalto, come sapete, e scrive in fretta e furia un biglietto da mandare a Ida che dice, conoscete questo episodio più o meno questo, dice questo tuo sacro cuore mi ha tolto la pace, io sento che non posso più dormire, non posso più fare niente se non, sciolgo questa, se non mi sciolgo da questa inquietudine, to, ecco il milione e ce lo mette lui e la cosa inizia. Primo punto di riflessione, questo è il Vangelo dell'infanzia, eh? l'annunciazione, il bambino nasce, non nasce, come mai non ce la facciamo, non abbiamo una lira, improvvisamente nascerà. Prima riflessione, sentite, qui risulta che il Sacro Cuore la vuole. Ida, che è anche beata, quindi se ne intende, ha visto giusto. Se mi fai trovare il milione, vuol dire che la vuoi. Il Sacro Cuore la vuole. Non vi colpisce questo fatto? Guardate anche al vostro catechismo, tranquillamente, al nostro, il mio è anche più vecchio del vostro. Il Sacro Cuore che vuole un'università. Qui si prega il Sacro Cuore che, faccia, che consenta la nascita di un'università, non di un ordine religioso, di una cattedrale, di un santuario, capisci cosa sto dicendo? Di una casa di esercizi. Di un'università. E non di una scuola religiosa benedettina, monastica, di spiritualità che studia la Bibbia e basta, un'università. Quella che dopo fa la filosofia, l'economia, la, la medicina, no? Ci deve essere un rapporto allora. Qualcosa deve scuotere il nostro pregiudizio. Ancora oggi, chi si radunerebbe intorno alla devozione del sacro cuore per far nascere un istituto di alti studi? Noi che siamo così emancipati saremmo imbarazzati all'idea. Però questo è quello che è successo. C'è dunque un rapporto più intrinseco, più profondo fra questo simbolo tipicamente devoto e questa figura tipicamente intellettuale di un'università degli studi. Ci deve essere per forza, se le cose non accadono, e noi sappiamo che non accadono per caso in questa materia quando si chiama in causa Dio. Ci deve essere per forza, ci deve essere dunque un rapporto speciale fra il simbolo e l'icona, diciamo vogliamo dire, degli affetti di Dio, della sensibilità di Dio per l'uomo. Che, ha fatto fat che nella Bibbia è dominante, ma che nella cultura, anche cristiana, ha fatto la sua fatica ad affermarsi, eh? sensibilità di Dio, una cosa un po' sospetta. La perfezione di Dio è piuttosto apatica, cioè non ha passioni, non si lascia sconvolgere. Perché abbiamo imparato così? Vuoi vedere che invece c'è un rapporto più profondo, c'è qualche cosa da scavare? Ecco l'equazione non risolta, ancora non risolta. C'è qui come un'intuizione, io dico anche inconsapevole di sé, non si poteva nei primi anni eh, del Novecento concepire un rapporto intrinseco. Tra la devozione al sacro cuore e un'istituzione di alti studi, di pensiero alto, era ancora un po' difficile. Benché figure cristiane non convenzionali e di primo piano questa strada avessero già percorsa, ignorati dall'Accademia Teologica Ufficiale, forse. Ignorati dalla cultura del cristianesimo militante, però c'erano e noi stessi li abbiamo consegnati con troppa generosità ai vari manuali. Malebranche è diventato un personaggio del manuale di filosofia, addirittura nel capitolo Irrazionalismo francese. Fenelon, abbiamo avuto Rosmini, Newman. Eh? L'altro inventore di, un, di una stagione innovativa di creatività della dissonanza musicale è Messiaen, ma nei manuali che è un cattolico devoto ma i manuali di storia della musica, anche quelli scritti dagli ecclesiastici, si ricordano solo di Schumber. Quindi era seminata eh, di stimoli ad affrontare questa equazione, che rapporto c'è fra la devozione di un essere umano, la dedizione del cuore, la sensibilità del cuore per le cose, per le persone, per per le imprese, per la creazione, per la vita e la riflessione, il pensiero, il rigore, la profondità, il logos. Erano stati seminati come i semi di pollicino, le briciole di pollicino, ma finora nessuno le aveva raccolte e qui abbiamo in questo miracolo iniziale addirittura... Questa sfida viene raccolta nella forma di un'istituzione che anticipa, in ciò sta il miracolo, perché se no che miracolo è, che anticipa la consapevolezza stessa di ciò che deve significare un profondo rapporto degno dell'uomo e degno di Dio che si deve stabilire fra devozione e riflessione. Ordine degli affetti e ordine del logos, del pensiero, della ragione. Un'istituzione addirittura il sacro cuore fa nascere, prima ancora che ci sia un pensiero all'altezza di questa equazione. E perché questa equazione è ancora impegnativa per noi? Quindi è affidata a voi, e noi abbiamo finito, ma voi ragazzi di belle speranze, ragazze di belle speranze ereditate questo compito, siete a un passo dalla soluzione, quindi è probabile che ce la facciate, noi non ce l'abbiamo fatta ancora, però abbiamo fatto tanto per preparare il terreno alla soluzione. Adesso a voi manca tanto così, come quando in casa a Natale si fa ancora il caffè con la moca e nessuno riesce a scioglierla fino a quando l'ultimo. Fa bella figura e riesce ad aprirla. Certo, perché gli altri gli hanno dato una bottarella e al quinto passaggio il sesto ce la fa. Ecco, noi siamo i primi cinque passaggi. E, però la, la questione è, è sul campo ed è forte. Ecco il secondo punticino. Dunque noi abbiamo posto la questione, lasciamo stare l'antichità. Abbiamo posto la questione nei suoi termini moderni con la nascita della modernità illuministica. Abbiamo appreso i vantaggi, il rigore di una ragione, di un pensiero, di una conoscenza che prendono distanza dalle devozioni, devozioni religiose ma anche devozioni come affetti, come inclinazioni. Attaccamenti, una ragione imperturbabile, che per trovare la verità deve silenziare gli affetti, non avere devozione, ma quest'unico obiettivo. E la fede evidentemente è stata la prima a farne le spese, fede è apparsa come la devozione suprema, la, la summa delle devozioni, quelle dalle quali bisogna prendere distanza se si vuole far agire la ragione, il Logos. Eh, la teologia cristiana non la pensa così, ma la sua apologia ha dovuto fare tesoro di questo accento delle sue parti buone e facendo tesoro delle sue parti buone si è, preso anche le sue, si è presa anche le sue parti deboli. Abbiamo imparato anche noi ad essere molto cauti su questo rapporto. E per mettere al riparo definitivamente la la verità cristiana, ci siamo inventati addirittura una zona franca. Abbiamo detto la conoscenza, il sapere, il pensiero, sono a disposizione di questo logos che non vuole sapere niente della fede e della devozione. È giusto così. Poi... Ci sono le verità proprie della fede, queste sono nella sfera del dogma, cioè delle affermazioni che non hanno alcun intrinseco rapporto con la ragione dell'uomo, ma sono degne di essere accettate come verità nella forma della fede e della devozione. Abbiamo fatto per mettere in salvo l'originalità, la singolarità di un sapere che viene da Dio, che non è certamente un prodotto dell'uomo. Ma in questo modo abbiamo incoraggiato la parte debole di questa ragione spregiudicata, e cioè abbiamo incoraggiato la sua distanza dalla fede e dalla devozione, quindi dagli affetti. Abbiamo incoraggiato una ragione e un sistema delle conoscenze che si fa vanto di non farsi condizionare da nessuna affezione, da nessuna compassione, da nessun amore. E in più abbiamo offerto uno spazio comodo per l'insediamento della ragione laica. Perché abbiamo detto che il territorio della ragione è tutto a disposizione. Chi si limita a quella non può andare oltre. E la cultura ha detto va bene, noi ci limitiamo a quella. Ma anche il Monsignore è d'accordo che quello è un territorio nel quale il credere, il voler bene, l'affezionarsi, l'appassionarsi, per le condizioni e, e i legami della vita deve essere tenuto a bada. Eh? Non ha niente a che fare con ciò a cui consegniamo il cuore. La ragione alla ragione al massimo consegniamo la mente, non il cuore, e eh, questo qualche difficoltà ce l'ha creata. I manuali di teologia non lo dicono, ma dovrebbero imparare che la famosa frase di Kant ho dovuto limitare i confini della ragione, perché sapete che è quello che ha posto dei limiti, no? la ragione che non può occuparsi della trascendenza, delle cose metafisiche. Ho dovuto mettere dei limiti alla ragione per fare spazio alla fede, è una frase ironica, eh? è molto forte. Molto irridente, ho dovuto mettere i limiti, li ha messi per un'altra ragione. Ma. Così è stato. Non era l'idea del Vaticano I, nonostante un lessico un po' datato. Eh? Non era. Il Vaticano I aveva sostenuto chiaramente che. La ragione, illuminata dalla fede, cioè dagli affetti della devozione, è in grado di penetrare con profondità molte cose della vita e anche di ciò che sta oltre la vita. Ma in quel momento, diciamo, la paura e, e anche l'aggressività di una cultura interessata alla separazione, consigliarono più cautela e consigliarono una specie di yalta dei territori, dividiamoci le strade. Un conto sono i percorsi della fede, un conto sono i percorsi della ragione del sapere, che noi percorreremo, mostrando che non c'è contraddizione, ma con tutta la disposizione a frequentarli con questa sobrietà che voi dite senza devozioni, senza affetti, senza amori, senza attaccamenti, senza cuore. Praticheremo un sapere, anche noi un sapere senza cuore, perché così sembra che debba essere il sapere autentico. In un secondo momento, anche all'interno della cultura... Diciamo dominante, di tendenza, ecco perché poi sapete: nelle cose della cultura non c'è mai solo il bianco e il nero. La reazione ci fu, la reazione della devozione, nel suo senso ampio intendete, sto dicendo, no? Che è una, che è una parte dell'uomo, come vive senza devozione? Gli affetti sono questo, no? E riguardano anche le idee, le convinzioni. Allora la reazione ci fu, il movimento romantico avanzò la nobiltà, propose e cercò di imporre la nobiltà delle ragioni del cuore, della devozione, del trasporto, del pathos, dicendo sbagliate perché il pathos la sensibilità, quella che viene dal cuore, è l'organo dell'assoluto. E anche voi credenti sbagliate, perché è il luogo della conoscenza di Dio. Il cuore è il luogo della trascendenza. La ragione è condannata all'immanenza della combinazione degli elementi. Non può sapere di più. Il cuore invece è capace della verticale. Raggiunge, va oltre l'ostacolo: raggiunge ciò che la ragione non è in grado di raggiungere. Dio, lo Spirito, l'eternità, l'amore, la purezza, l'assoluto. Molto seducente, molto entusiasmante, ma cavalcato con tale foga polemica da occupare pur sempre l'altra metà della scena e quindi finendo per suggerire come strada per la cultura una strada della devozione senza logos, senza riflessione. Deleros senza nus, senza pensiero, senza ragione. Per suggerire il sentimento come un amore alternativo. Se si libera dai vincoli aridi e pedanti e freddi della ragione volerà verso dio volerà verso l'interiorità dell'uomo volerà verso le praterie dello spirito si aprirà per l'uomo finalmente un orizzonte esaltante anche per la vita nel mondo e il monsignore qui eh, era un po' più disposto ad ascoltare nei manuali praticava la via del logos illuministico, ma nel suo chiostro, nella sua meditazione, nelle sue preghiere, era solleticato da questa parola dell'eros romantico. Eh? L'amore viene prima di ogni cosa. Capirà il Monsignore, l'ha letto nella Bibbia, ogni pagina, si entusiasmava. All'amore non si comanda. Che bello il tempo delle cattedrali, perché dicevano anche così i romantici, eh? il tempo delle cattedrali, il tempo dei mistici, il tempo del gregoriano, il tempo dell'incanto delle funzioni che ti trasportavano in cielo e tra i fumi dell'incenso vedevi Dio come Isaia, proprio come Isaia. Eh? Era molto suggestivo. Ma qualche angelo custode tratteneva dagli eccessi di entusiasmo, naturalmente. E con questa cultura del cuore senza ragione, alla fine ci furono parecchi flirt. Ma nessun vero legame. Bene, così, in un certo senso. Però di nuovo la nostra equazione restava irrisolta. Perché noi, dalla Bibbia, impariamo proprio così a parlare di Dio. E il bello è che proprio dalla Bibbia. Impariamo a parlare di Dio come eros supremo e logos supremo. La Bibbia ci inchioda ad entrambe le figure, eh? ci impone di pensarle insieme, ci impone di pensare Dio come suprema giustizia delle cose e come suprema passione delle cose, hm? ci impone di pensare Dio come suprema libertà della creazione e ci impone anche di pensare Dio come sapienza insuperabile delle cose, dove anche il pulcino e il pesciolino trovano la loro splendida ragione di esistere, hanno la loro verità, il loro logos, la loro giustizia. E con una cultura che aveva cavalcato alternativamente queste due metà esaltando un logos senza devozione e una devozione senza logos abbiamo ricevuto qualche impulso a cercare la strada indubbiamente anche tenendo conto degli eccessi contrapposti di queste due anime ma non grandi risorse per sciogliere l'equazione. E di questa scissione patiamo ancora oggi. Perché nel solco di questa scissione un'addizione come Università Cattolica del Sacro Cuore apparirebbe un simor. Sede del Sacro Cuore non può essere un'università, e nemmeno cattolica, perché il per il cattolicesimo la fede non è un sentimento, non è un'emozione, non è un brivido passeggero. Eh? È vero? Quando dopo il Concilio Vaticano II, terzo punticino, poi ce n'è uno ultimo, piccolo, e ho finito, quando... Dopo il Vaticano II, giustamente, abbiamo deciso di ristabilire con la cultura della modernità un confronto più diretto e quindi critico ma anche propositivo, esplicitamente impegnato in un reciproco apprendimento. Abbiamo certo scoperto che c'erano cose interessanti anche in quel lungo tragitto delle opposte tendenze, eh? cose interessanti, figure che non si erano concesse semplicemente al divorzio, figure nostre, figure laiche. Abbiamo cercato però nel desiderio Diciamo di chiudere la stagione delle guerre di religione. Abbiamo cercato soprattutto un aggiustamento, diciamo politico, sociale, di questo rapporto. Un rapporto di buon vicinato, di buoni incontri, un rapporto possibilmente non conflittuale. Ma nel frattempo, mentre noi cercavamo di recuperare qualche eccesso di polemica che aveva un po' rallentato la nostra abilità eh? nostra intelligenza cattolica che, da quando esiste il cristianesimo, si è sempre segnalata per la sua capacità di andare a sfrucugliare nelle case del pensiero degli uomini. Eh? Ha detto giustamente Ratzinger quando ha detto che il cristianesimo è venuto al mondo e quando ha incominciato a dotarsi di un pensiero, non si è confrontato con le altre religioni, ma con il logos dei filosofi e degli scienziati. Giusto? È singolare. È l'unica religione che conosciamo a fare questo. L'unica, una singolarità. Quindi non ci manca. Ma mentre noi. Siamo stati impegnati a, a riprendere questa esplorazione no? con un animo più aperto, critico, ma più aperto. Nel frattempo queste due tendenze contrapposte avevano già incominciato ad accumulare una massa critica, perché non conciliandosi scindendo in due l'anima dell'uomo europeo e quindi per riflesso anche dell'uomo planetario, a un certo punto ne doveva nascere una collisione che avrebbe innescato una reazione a catena, una reazione di degrado. Era già cominciata nell'epoca del Concilio Vaticano II. Il conflitto fra la devozione e la riflessione, fra gli affetti e il logos era diventato insostenibile. E così la cultura europea è storia dei nostri anni, dei nostri decenni, di questi decenni: la cultura europea si è rassegnata a fare un passo indietro, ha cominciato a rassegnarsi all'idea di un passo indietro. Sia nei confronti delle alte pretese del logos, il pensiero è debole, il pensiero è frammentario, il pensiero è provvisorio, il pensiero è. Eh? Eh, abbiamo preteso troppo, adesso siamo puniti, non ci crede più nessuno, facciamo un passo indietro, sia dalle alte pretese della devozione, cioè degli affetti, l'amore, lo spirito, l'assoluto le grandi ragioni del cuore, qualche emozione gradevole per il fine settimana, ce la faremo bastare, grandi amori, grandi devozioni, grandi mistiche, grandi esperienze dello spirito. Mm. Meglio diffidare, fare un passo indietro anche qui, per non perdersi. Abbiamo incominciato a levare generazioni dentro questa apparente riconquistata umiltà che invece era una resa nei confronti della bellezza del Logos, creato da Dio, e nella confronti della bellezza e della potenza degli affetti che sono creazione di Dio. Di cui solo l'uomo è capace e ne è capace precisamente perché si trova nel punto: si trova realmente, anche se non ci pensa, nel punto di congiunzione dei due, dove non c'è nessun'altra creatura, né il pesciolino, né gli angeli. E così adesso noi abbiamo un compito nel compito. Dobbiamo appassionarci a questo legame di cui ormai soffriamo endemicamente. Siamo pieni di affetti senza logos, senza giustizia, affetti sgangherati. E siamo pieni, saturi di logos senza affetti. di combinazioni totalmente estranee ai legami che fanno umano l'uomo, pensieri e calcoli ai quali non interessa nulla della tenerezza, della compassione, della fedeltà, della parola data, della capacità di sacrificio per qualcosa che merita il nostro affetto della dedizione e della devozione di cui noi umani siamo capaci anche nei confronti di creature fragili e vulnerabili, al limite della sopravvivenza. Non abbiamo un pensiero all'altezza di questa esperienza e siamo un po' intimiditi dall'idea di coltivare devozioni capaci di rendere simbolicamente forte, pregnante, motivata, giustificata la dedizione per questa esperienza. È il nostro compito. La singolarità del cristianesimo è l'umanità del logos. E l'umanità del logos è l'effetto rigoroso, puro e semplice, della sensibilità di Dio. Il dogma dice generato. La prima parola dell'essere che conosciamo non è sostanza, non è nemmeno relazione, è generazione. Generazione è un atto d'amore. Ce l'avevamo la chiave, ma neanche i teologi ci sono stati sopra. Ecco, abbiamo una fede capace di onorare, fin dal suo principio metafisico più alto, il tema di un intrinseco rapporto fra le qualità migliori del Logos e le forze più vitali delle affezioni e della dedizione per le cose della vita. E si apre adesso, in questo momento, un nuovo kairos, perché per la prima volta anche la cultura che ci è contestuale mostra vistosi segni di patimento per la mancanza di questo legame. E incomincia a considerare la sorte delle giovani generazioni. Si domanda dove vanno questi senza orientamento degli affetti e senza attaccamento a qualche cosa che sia all'altezza di una ragione degna dell'uomo, di un pensiero degno dell'uomo, di una conoscenza degna dell'uomo. Dove vanno? Ecco, capito come è diventata un'urgenza? Per Bacco. Ma noi l'idea che la sensibilità di Dio, che il cuore di Dio fosse radicalmente disposto, radicalmente incoraggiante nei confronti di questa impresa, l'avevamo avuta e avevamo avuto anche un segno che era rimasto isolato e non so se adesso si riprodurrebbe. Chi si ritroverebbe? a supplicare il sacro cuore per avere un'università. Ma noi ce l'abbiamo, sono cento anni che ce l'abbiamo, ce l'abbiamo già, è lì, è come una specie di sacramento anticipato di questa sfida che allora forse era più o meno presente alla nostra coscienza, alla nostra riflessione ma in questo momento e forse sul campo era abitata anche da qualche polemica in più, ma che adesso è qui davanti a noi sul terreno come un'equazione che deve essere risolta anche a beneficio della stessa comunità civile e delle sue generazioni. Capite? Perché è arrivata a questo punto la sfida. Adesso è indispensabile o la sciogliamo o non abbiamo futuro. Con tutto il nostro umanesimo non abbiamo futuro, ma noi il Sacro Cuore ha già posto il segno della possibilità di sciogliere questa equazione e ci ha dato un motivo per trovare nella devozione alla sensibilità di Dio la forza per onorare il segno che ci è stato dato è il nostro compito. È il nostro compito. E una mente veramente libera, sia tra i laici pensatori, sia tra i devoti credenti, oggi ancora più di ieri deve apprezzare questo segno dedicarle le sue passioni e i suoi affetti, renderlo grande e potente di fronte alla soluzione di una scissione che in questo momento sta diventando una minaccia per le generazioni che cerchiamo di crescere. C'è questo segno e adesso va abitato con questa profondità, con questa passione con questa gratitudine, con questa capacità di pensiero che la devozione al Sacro Cuore è capace di suscitare in un vero credente. In definitiva dunque, nonostante qualche residuo sorriso imbarazzato dei pensatori e forse anche dei credenti, una università cattolica si addice al sacro cuore. Grazie. Credo di poter dire che è un applauso che non passa tanto dalle mani quanto dal cuore. E non avevo dubbi che Monsignor Sequeri avrebbe saputo darci le ragioni profonde per aiutarci a capire non solo la profezia dei fondatori nel volere questa dedicazione al Sacro Cuore, ma anche la stringente attualità. Di questa dedicazione. Come ci ha lasciato intendere, credo che non siano mancate anche al nostro interno quelle tentazioni di sterilizzare il Sacro Cuore, di metterlo un po' tra parentesi, come forse un momento di esaltazione dei fondatori. In realtà, questa intuizione originaria ci lascia un compito, è, è, è davvero un'equazione ancora. Tutta da elaborare, tutta da, da scrivere. Quindi grazie di cuore per quello che ci ha aiutato a comprendere meglio, che forse lo sentiamo tutti dentro il cuore, ma il logos ci aiuta a esplicitarlo meglio e questo è davvero un grande contributo, che poi penso la nostra editrice saprà valorizzare eh, al meglio. Eh, perché è un ulteriore tassello, un ulteriore patrimonio che si aggiunge a questa enorme ricchezza che il Sacro Cuore ha saputo generare attraverso i cuori di tutti coloro che fin dall'inizio ad oggi, in questi cento anni di storia, hanno messo cuore e passione, hanno fatto crescere questo Ateneo e possiamo affrontare con questa certezza anche le sfide future. A ricordo di questo momento così intenso, e così bello anche a nome del, del Rettore la medaglia.